Signor Presidente, onorevoli deputati, lo scorso mese di agosto il centro storico della città di Padova è stato interessato da una serie di furti in danno dei pubblici locali ed esercizi commerciali commessi durante le ore notturne, anche comunemente denominati spaccate, perché realizzati con effrazione di infissi e sfondamento di vetrine. In tutti gli episodi gli autori, con modus operandi ripetitivo, hanno asportato modeste somme di denaro e merci di scarso valore, causando però ingenti danni a serramenti e vetrine e, aggiungo ovviamente, causando un innalzamento della preoccupazione da parte dei cittadini. Anche se la non rilevante entità di quanto sottratto e le modalità utilizzate hanno fatto subito ritenere che si potesse trattare di soggetti di modesto spessore criminale, non riconducibili quindi a forme di criminalità organizzata, il numero degli episodi e l'incidenza territoriale degli stessi, concentrati quasi sempre nelle vie centrali del commercio, e l'aver interessato alcuni locali particolarmente in vista hanno destato appunto particolare allarme nella cittadinanza e nelle associazioni di categoria che si sono mobilitate per richiamare l'attenzione sulla vicenda. A fronte di tale situazione sono state immediatamente attivate tutte le necessarie iniziative di contrasto e già all'inizio del mese di settembre, in esito alle prime indagini da parte della locale questura, è stato individuato e tratto in arresto un cittadino senegalese autore di due episodi in questione. La situazione è stata oggetto di periodici ulteriori approfondimenti sia a carattere tecnico-operativo in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare il 19 settembre le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici danneggiati, ASCOM, ASPE e la Confesercenti, hanno partecipato in prefettura a una riunione per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale è stata fornita loro rassicurazione sull'intensificazione dell'attività di controllo del territorio con l'impiego di tutte le risorse disponibili, aggiungo come da disposizioni date dal Ministro. A questa seduta ha fatto seguito, il successivo 27 settembre, una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, in occasione della quale è stato deciso di migliorare ulteriormente il dispositivo in atto, dispiegando nelle attività di controllo e sorveglianza anche pattuglie della Polizia Municipale e i militari dell'Operazione Strade Sicure, affinché questi ultimi, nell'ambito della vigilanza degli obiettivi sensibili loro demandata, potessero contribuire al dispositivo straordinario di prevenzione dispiegato nell'area. In questa occasione è stato deciso inoltre di coinvolgere gli istituti di vigilanza operanti in città per stimolare un'attività e un'azione in concorso nella prevenzione dell'attività criminale. Segnalo altresì che la Polizia Scientifica di Padova, con il supporto della zona Telecomunicazioni Veneto, ha proceduto all'installazione di telecamere nel centro storico per integrare il sistema di videosorveglianza cittadina nei principali crocevia e luoghi di transito. Dal canto suo l'amministrazione comunale ha disposto uno stanziamento di circa 200.000 euro per contributi immediati agli esercenti che intendano installare sistemi di allarme collegati con le sale operative delle forze di polizia o gli istituti di vigilanza, posto che gli episodi accaduti hanno rilevato la quasi totale mancanza di sistemi di difesa passiva. A seguito della mirata attività investigativa, finalizzata all'individuazione dell'autore di citati episodi, pochi giorni fa, martedì 9 ottobre, personale della Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino tunisino, domiciliato a Padova, in quanto gravemente indiziato del delitto di furto pluriaggravato. L'arrestato, che è risultato peraltro illegalmente presente sul territorio nazionale, è stato immediatamente tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. E certamente l'avere coscienza della presenza di questi stranieri clandestini sul territorio merita ovviamente una riflessione in merito ai dispositivi che in passato possono essere stati non sufficienti per contrastare questo tipo di criminalità che purtroppo a Padova e in altre parti del territorio nazionale sappiamo è ben presente. Più in generale posso assicurare che è massima l'attenzione dell'amministrazione pubblica della sicurezza nei confronti della città di Padova e della sua provincia, da sempre aree particolarmente esposte ai fenomeni di criminalità. In tale quadro informo che è stata già programmata entro il corrente mese di ottobre l'assegnazione alla Questura di Padova di 10 nuove unità di personale, di 8 unità per il mese di novembre e altre 22 per il mese di febbraio 2019. Peraltro, confermo che nell'ambito di un più generale progetto di organizzazione delle questure in ambito nazionale, che stiamo rivedendo e stiamo ricostruendo, Padova sarà collocata in prima fascia,
e ciò consentirà l'assegnazione a regime di circa 130 unità aggiuntive di personale. In merito ai tempi di attuazione di tale progetto, per il quale sono in corso incontri con le organizzazioni sindacali del personale, si ritiene che esso possa divenire operativo già nella primavera 2019, dopo la fase di predisposizione dei necessari atti normativi e ordinamentali e della conseguente approvazione da parte della Corte dei Conti. Questo è l'impegno che il Ministero degli Interni sta mettendo su disposizione precisa da parte del Ministro per la città di Padova e per il territorio che da essa dipende, avendo ben chiaro che innanzitutto con nuovi strumenti come il decreto sicurezza che il Parlamento si appresta a valutare e ad approvare nei prossimi giorni, ci potranno essere anche strumenti normativi più efficaci e validi a disposizione dei tutori delle forze dell'ordine. Grazie. Grazie a lei. Il deputato Alessandro Zana ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente. Ma Sottosegretario, io non mi ritengo affatto soddisfatto perché lei ha raccontato, diciamo, il